Welcome to the vecchia generazione. Via, via gli occhiali. Dovremmo esserci. Senti la cicala. Brutto segno, quando si sente la cicala. Nel mio orologio immaginario sono le 2:14 di un caldissimo 29 giugno e oggi si parla da il terrazzo col mio nuovo bellissimo innaffiatoio, che non c'è più acqua ma lui innaffia. Bello, il suricato. Ce l'ho anche un altro col fenicottero, però parliamo. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo della vecchia generazione. E dico parliamo non a caso, anche perché dal terrazzo mi sentiranno tutti i vicini e tutti i condomini. Però stavo pensando, non male il canale vecchia generazione, no? Non male. Tirando le somme, analizzandolo un po' così. Nel senso, non male autoproclamarsi esperti, navigati di sto cazzo, o profondi conoscitori di qualcosa o di più tematiche, di molteplici cose, argomenti, e ritrovarsi talvolta, ma sempre più spesso, a doversi fare i famosi pompini a vicenda tra influencers per continuare a rimanere a galla, per mescolare le community, se no nel caso qualcuno di una community non sia stato ancora convinto a seguire il collega che magari fa un genere completamente opposto di contenuti, e così continuare ad espandere, a consolidare il proprio tubominio finché sarà possibile. Del resto, no, infine, che cosa vogliono fare? È così, andiamo a analizzare proprio singolarmente. Abbiamo tale Karim, espertissimo e profondo conoscitore di cinema e serie TV. Chi non ha mai visto, chi non ricorda le sue accuratissime recensioni cinematografiche o i suoi competentissimi gameplay. Poi ci sono Mariuccio e Nicolino, che molto spesso, diciamo, chiamo in causa qui sul mio canale, ovvero gente che campa a colpi di clickbait, diventati noti e celebri per aver tirato palate di merda sull'intera community dei Souls al solo scopo di attirare l'attenzione di una community che non se li sarebbe mai cagati, no, per qualità dell'offerta e tipologia dell'offerta che proponevano. Se li andiamo... Se... Oh. Suri, caputtana. Se andiamo a vedere adesso, dopo aver tirato merda, no, per attirare le mosche sulla community dei Souls, adesso cominciano ad ergersi da un annetto e mezzo, insomma, da quando hanno giocato a Sekiro. Adesso sono ormai eretti a profondi conoscitori dei Souls, no? Già, cioè, abbiamo già cancellato la fase in cui erano completamente ignoranti della qualità di questi titoli, eccetera, eccetera. Adesso sono entrati in quel Olimpo, no? Quello su cui prima sputavano, adesso, insomma, grazie anche ai colleghi, appunto, di vecchia generazione, ormai sono in, quindi sono conscious gamers anche loro. E sono sempre gli stessi che per anni, non so se ci sono ancora i video presenti sul tubo, sul loro canale, in cui lo ripetevano a più riprese, che sbandieravano il fatto che loro YouTube lo facevano come ripiego, come passatempo, che grazie al loro lavoro, grazie alle loro competenze, no, erano quelli che dicevano che, appunto, che loro non avevano bisogno di YouTube, cioè loro avevano un lavoro. YouTube era il piano neanche B, il piano C, un hobby, un divertimento, e che riuscivano ad essere così tanto produttivi con 2-3 video al giorno per anni e anni soltanto perché grazie alle loro competenze sul lavoro, non su YouTube, riuscivano a farli senza sforzo tutti questi video. Solo che poi a un certo punto, nonostante le persone glielo sottolineassero continuamente che era materialmente impossibile produrre così tanto lavorando, ad un certo punto fecero outing, ma anche questo lo abbiamo cancellato da buoni spettatori del tubo, no? Anche questa fu una bella parentesi, no, di questi due pilastri del canale vecchia generazione, il canale degli illuminati. Me ne ricordo i tempi in cui la gente gli scriveva sotto i video dopo che loro dicevano che YouTube non era il loro lavoro, no? Che gli dicevano i commenti del tipo: ciao, faccio il fabbro 8 ore al giorno e per fare un video ci metto 2 settimane.
tra editarlo, scriverlo, montarlo, eccetera eccetera. Come cazzo fate voi a fare tutti questi video? E lì in pratica hanno combattuto un po' con la loro falsità per mesi, poi fino a poi venire fuori. Se glielo chiedete adesso, magari possiamo fare anche questo esperimento, se glielo chiedete adesso vi diranno che hanno uno staff di persone che danno da lavorare a tante persone con i video. Vedete come cambiano, no, le versioni su YouTube molto molto velocemente, no? Cambiano a seconda della bisogna. Ma andiamo oltre, tanto ormai Mariuccio e Nicolino li conosciamo abbastanza bene tutti, no? Andiamo alla nota meno amara, no? Al pilastro meno scalcinato di questo, di questa vecchia generazione, di questo canale, che secondo me è Franceschino. Chi segue il canale sa a chi mi riferisco, che probabilmente è il meno peggio della combricola, no? Di Fuffaroli. Anche se cazzo, Francesco, un po' di sole, cazzo, un po' di sole, una depilatina, un po' di nutrizionista, cazzo. Francesco, bianco come un vampiro, peloso come un grizzly, abbastanza sovrappeso come il tipico dei nerd, quello che metteva Zeb come icona su, per individuare, identificare il giocatore medio di Skyrim, capellone unto. Insomma, diciamo, non proprio il ritratto della salute. Tutto ok lato gaming, lato YouTube, ma cazzarola, troppo nerd. Troppo nerd. Un po' meno. Comunque, Franceschino è il più, secondo me, genuino del gruppo. Il più genuino del carrozzone, insomma, il meno influencer di tutti. Influencer, ricordiamolo ancora una volta, come faccio spesso nei miei video, persona che promuove prodotti commerciali a potenziali clienti sul web. Quindi tutti gli streamers e tutti gli youtuber. Insomma, per concludere, il meno peggio della banda. Te se vuole bene, Mice, te se vuole bene. Infine, andiamo a chiudere col quarto pilastro, ciliegina sulla fuffa, c'è lui, il saccente del deserto, ovvero saccente Nomaiku. Anche lui lo chiamo spesso in causa nei miei video, lo cito molto spesso. Con mio grande rammarico, diciamo che agli esordi c'era veramente tanto materiale su cui far video su di lui. Adesso si è tutto ridotto a delle clip, eccetera, eccetera, che lo inquadrano sempre in momenti di gioco in cui sono frammenti dei suoi classici voli pindarici finiti male, oppure frasi senza senso, o situazioni tragicomiche durante sempre però un gameplay, no? Io mi ricordo invece di tanto materiale, soprattutto i primi due anni dall'avvento di nostro signore Saccente Nomaiku. E a differenza di quello che fa lui, io non farò spiegoni sul personaggio. Chi lo segue abbastanza conosce pregi e difetti. Fortunatamente è tutto salvato e tutto, quasi tutto, raccolto su YouTube. Dico quasi tutto perché ci sono i suoi strafalcioni in inglese che sono stati eliminati, no? Nei famosi video in autodistruzione che ne aveva fatti i primi anni di produttività sul tubo, ne produceva, diciamo, a iosa, no? Ricordo bene quando leggeva Bioshock, lo leggeva Bioshock, no? Eccetera, eccetera. Insomma, una moltitudine di pronunce sbagliate che poi puntualmente metteva un cerotto facendo magari un video montato ad arte in cui faceva un'intervista completamente in inglese con qualche altro giornalista. Insomma, le stesse cose che fa in gameplay quando magari, che faceva i primi anni in gameplay quando veniva stuprato analmente da qualche invasore su Dark Souls. Vole! Ti sei fatto del male. Era un cast quello, vero? Stunlock, ragazzi. Adoro lo Stunlock, vero? Vieni. Oh! No! No! Ehi, cos'era quel raggio? Vieni, hai sbagliato. Hai vinto. Sono stato pessimo, però mi sono spaventato tantissimo per una sequenza di cose. Scusate. Sì. No. Bravo. Lo Stunlock, ragazzi, è un problema. Perso per incapacità di fare un buon PvP in questo caso. Avevo tutti i modi di distruggerlo, perché evidentemente non era molto bravo. Però il brutto dei live... What the fuck? Potervi mostrare alcune... Insomma, il classico discorso della performance, no? Ciò che vedi a volte non è ciò che è. Oh. E puntualmente, il round dopo, montato ad arte, lui
stravinceva. Ricordo benissimo un episodio su Dark Souls 2 in cui veniva invaso, veniva brutalizzato e guarda caso è riuscito a rinvadere su Dark Souls 2 la prima settimana di uscita del gioco, che l'online è pessimo la prima settimana di uscita di un Souls sempre, è riuscito a trovare la stessa persona e l'ha brutalizzata, no? È riuscito a sconfiggerlo, chiamando in causa, non so, un certo onore di giocatore, tutte le sue stronzate solite. Comunque è tutto raccolto sul tubo, fortunatamente, a parte i video in autodistruzione, dal continuo scaccolarsi dei molto accentuato i primi anni, un po' in calo adesso, però vi sarete accorti del suo continuo mettere le mani nel naso e poi toccare il controller continuamente, pensate quel povero controller, che roba, al fatto che il suddetto sommo poeta del deserto non pronuncia la GL e sostituisce il tutto con la J. Con gli altri incantatori, e non voglio lasciare in sospeso, voglio che non conosco, quindi potrei sbagliarmi. Attacco in salto, io sono scivolato sulla testa. Ti diventino a conti fatti degli arci alberi. Vieni, hai sbagliato. Che potrei anche gestire meglio, ma è leggere tutti i vostri sentiti e vivaci consigli. Provate ad ascoltare, insomma, il re dei voli pindarici e del lessico e della dialettica su YouTube, che però ha grossi problemi di pronuncia, sia in inglese che in italiano. Insomma, la giusta figura è il quarto pilastro per mettere in piedi un canale in comune con i soci citati in precedenza, fatto per mascherare hype, marchette varie, tipiche degli youtuber e degli influencer, e fondere principalmente, mescolare, unire le communities di tutti e quattro, come da sempre fa sta gente su YouTube. È dall'inizio dei tempi, è dall'inizio del tubo che fanno questo gioco gli youtuber, e spero che ve ne accorgiate e che smettete di seguirli proprio per questi motivi. Spero che riusciate a cancellare quella patina, no? Che copre in realtà il vero meccanismo, che è questo: la community di Saccente Nomaico che si mescola a quella di QDSS, che però un tempo non si potevano vedere, che si mescola a sua volta con quella di Frous, e si mescola a sua volta con quella di Yotobi, che al mercato Dario Moccia comprò. Ora invece voglio rivolgere un appello a voi pubblico di YouTube, ed è questo qui. Da quanto tempo è che non vi giocate un titolo, un gioco, completamente al buio? Da quanto tempo è? Fatemelo sapere nei commenti. Ah, e per buio intendo neanche mezza parola, video o altra cosa, sentito, letto, hypato o visto da qualsiasi figura del web, proprio zero. Cioè, la copertina, la miniatura, mi interessa, lo provo. Sarà forse giunta finalmente l'ora di cominciare a spingere questi scatoloni pieni zeppi di videogiochi in quella stanza piano piano che si chiama ripostiglio, anzi ripostiglio detta alla Saccente Nomai. Stanza può essere chiamata anche dimenticatoio. Secondo me è giunta l'ora di staccargli la spina, o se volete di alzargli la mangiatoia, no? Sapete, no? Le vacche quando stanno in mangiatoia, no? Ce l'hanno a questa altezza e mangiano. Se tu gliela alzi non ci arrivano più, no? O ci arrivano male. Quindi siete per farlo o siete per lasciare la mangiatoia all'altezza giusta? Secondo me è ora di smettere di prestare attenzione, il vostro tempo, agli influencers in generale, anche a me, anche se io non sono un influencer, non promuovo nessun prodotto, ma gli influencers non si meritano il vostro tempo e la vostra attenzione. In fondo, se ci pensate, lo ripeto un'altra volta, sono come i rappresentanti, gli agenti di commercio, promuovono, creano hype su prodotti dietro remunerazione. Non dimenticatevelo mai, ed è proprio per questo motivo che non possono essere mai credibili, neanche quando si incontrano in quattro e sembra che stiano parlando di tematiche slegate da qualsiasi fine commerciale. Dove sei? Ah, ma ti sei buffato. Speriamo di non laggare. Hey you! Hai paura di saltare? Oh, piccolo! Oh, ma pensi... mi stai sottovalutando? Mi diverto a far finire i buff a questi pazzi. Bravo! Bravissimo! Ai. Oh, Mike! Sei un grande! Guardate, c'è il fondo lì. Questo è un PvP che avrei vinto, per esempio. Da come combatteva. E mi sono fatto buttare giù. Non ce ne va bene una. Però in cuor vostro, no? Provate a immaginare che avrei potuto vincere.